Approfittiamo di questo periodo prenatalizio per fare questo incontro nella sede di Pandora TV tra Giulietto Chiesa, giornalista e direttore di Pandora TV e di Alternativa, Mario Balsamo, documentarista dei rappresentanti dei 100 autori, e Nicola Lusuardi del coordinamento dei 100 autori. Vogliamo parlare questa sera del buco nero della comunicazione in Italia che investe da una parte sia la comunicazione che l'audiovisivo. A te la parola. Beh, allora, siccome siamo fuori un po' dei confini miei, perché io sono un giornalista della stampa scritta e poi ho fatto anche un po' il corrispondente televisivo da Mosca, perché ero così a disposizione di tutti i canali televisivi, quindi sono, è un po' borderline per me, però il tema secondo me è centrale. Allora, io ricordo, per chi ci ascolta, che ci fu un tentativo, di cui io sono stato iniziatore, che era quello di creare una televisione popolare su multipiattaforma. Dirlo adesso dopo Santoro fa un po' ridere, perché Santoro lo ha fatto. Io invece l'avevo solo pensato, con molto anticipo. Cioè di fare una televisione, la mia idea di fare una televisione che fosse una televisione vera, cioè di informazione, che io ho rimesso in piedi Pandora TV come Web TV praticamente. E adesso stiamo cominciando, il sito, che dovrà essere rivisto, però la nostra idea è di tentare sul serio di fare non una televisione solo di informazione, ma di tentare un palinsesto vero e proprio. Siccome nessuno ha mai inventato una televisione di questo tipo, perché non c'è una televisione di questo tipo, non è mai esistita, perché dietro c'è una lunga riflessione, questo è molto. Abbiamo lavorato, sono anni che io lavoro mega cinque su queste questioni, e so benissimo qual è il panorama mondiale. L'idea è di tentare, non c'è alcun modo, secondo me, sperimentare, perché nessuno ha inventato nulla, quindi bisogna ogni volta che si ha un'idea di cambiare e costruire tutto il discorso. Quindi si parte da dove è possibile. Allora, venuta questa occasione, questo nostro incontro, voi siete portatori di molta prova, diciamo così, voi siete portatori di molte idee, esperienze, modi di esprimersi. Che possono essere tutti particolarmente utili per questo discorso, almeno così la penso io. E quindi l'idea di cominciare da qui è molto importante, sarà l'immagine del movimento, il futuro dell'umanità. Il futuro dell'umanità, dell'immagine del movimento per l'umanità è il futuro di un analfabetismo di massa, perché miliardi di persone non conoscono né la sintassi, né la grammatica, né il linguaggio delle immagini visive. Quindi il tema centrale è questo, che ha cambiato già la politica di questo mondo, perché la politica è stata cambiata radicalmente dalle immagini del movimento. Non esiste più la politica del 1948, purtroppo la nostra Costituzione è stata travolta, perché c'è un altro linguaggio che nessuno sa leggere, quindi chi conosce il proprio mestiere decide le sorti della politica e decide il potere. Stiamo parlando del potere, niente di più e niente di meno, con la P maiuscola. Nuovo potere, questa è la mia riflessione. Come ci possiamo incontrare? Incontrarti significa sperimentare. Noi abbiamo un piccolo strumento che è grande così, domani potrebbe essere un po' più grande. Se voi siete interessati a questo, intanto vi mettiamo a disposizione questo strumento che è grande così. Poi se diventa più grande, ci mettiamo insieme. Non c'è la politica qui, la politica nel senso di partitica. Non mi interessa niente. Mi interessa sperimentare sul terreno l'unico vero linguaggio del futuro, che sarà questo. Dunque, noi ci occupiamo di narrazione audiovisiva. Narrazione audiovisiva significa cinema, prodotto cinematografico di finzione documentario e prodotto televisivo di finzione documentario, narrativa seriale, prodotto audiovisivo di finzione documentario destinato al web. Significa un insieme di cose, la maggior parte delle quali implicano delle complessità realizzative, delle filiere, delle catene di coinvolgimento di molti livelli decisionali che rendono il linguaggio particolarmente complesso. Da questo punto di vista è vero, siamo di fronte a una realtà che presenta due aspetti apparentemente molto contraddittori, ma che vanno gestiti in questa contraddittorietà per renderli virtuosi. Il primo è vero, manca completamente un'educazione al linguaggio visivo. Questa è la ragione per la quale, per esempio, noi come associazione
abbiamo chiesto e pare ottenuto l'apertura di un tavolo del Ministero della Pubblica Istruzione, perché sono troppi anni che se ne parla e sono troppi anni che non si dà seguito alle parole. Dall'altra parte c'è un fenomeno curioso che io comincio ad osservare nel mio fare lavorativo, ed è che sta crescendo una generazione, io insegno al centro sperimentale per esempio, e mi capita di incontrare dei giovani non solo autori, ma anche dei giovani montatori, dei giovani registi, e comincio a incontrare persone che sono nate e sono cresciute all'interno di un paradigma già altamente alfabetizzato nella digitalizzazione, che curiosamente manifestano uno straordinario talento nell'interazione con l'immagine. Questo è un fenomeno interessante, che non esclude il tema dell'educazione visiva, ma che ci costringe a confrontarci con questo problema, se ci mettiamo dal punto di vista delle giovani generazioni, in maniera diversa da come ci confrontiamo con questo problema quando persone un po' più anziane come te o come me pensano alle nostre generazioni e a come chi è cresciuto comunque all'interno di un universo ancora logocentrico vive il visivo. Tutto quello che in questo paese, in Italia in particolare, in Italia perché anche sotto questo aspetto, da tanti punti di vista, l'Italia è culturalmente appena più arretrata in questo momento di altri paesi europei, non di tutti naturalmente, ma di alcuni altri paesi europei. Uno dei nostri grandi problemi è quello di avere un sistema che per numerosissime ragioni politiche che riguardano la nostra storia recente e che hanno determinato delle profonde carenze anche normative, cioè un disimpegno del legislatore su certe questioni, è un paese la cui produzione di narrazione audiovisiva e documentaria e di finzione è costretta ad attraversare l'imbuto strettissimo di pochissimi decisori editoriali. E questo limita enormemente la libertà d'espressione, limita il potenziale da tutti i punti di vista e crea un vulnus democratico, perché immette sulla scena pubblica meno opere, ovvero non solo meno, ma un numero di opere che, oltre che limitato, è anche più omologato di quanto non potrebbe. Questo problema del discutere le modalità della decisionalità editoriale e il modo di aprire la decisionalità editoriale a un nuovo pluralismo è un tema fondamentale, ed è un tema che, sul quale credo noi dobbiamo provocare la politica che viene, cioè il governo che verrà nominato, il Parlamento che verrà nominato. Volevo aggiungere un tassello fotografando un po' la realtà e come dire, seguendo un po' le linee che avete messo in campo voi, nello specifico documentaristico, perché è quello di cui mi occupo, in televisione e soprattutto, diciamo, nella televisione pubblica, ma non solo. Effettivamente c'è questa contraddizione fortissima, che visto che il documentario, no, spesso come molti libri, perché si legge sempre di meno, è poco visto, perché ci sono pochi spazi per vederlo, e quindi pochi spazi di diffusione, come vive di una maggiore libertà espressiva di quella di altri mezzi. Il problema è che poi non si vede, diventa certe volte il documentario anche un po' l'alibi, no? Per dire no, ma in fondo noi parliamo di tutto, perché permettiamo che poi si affrontino tutti i temi attraverso anche il documentario, senza specificare che però quei documentari vanno in onda alle 3 di notte o alle 2 di notte, e quindi la loro visibilità è assolutamente ridotta. E questo crea, come dire, una chiusura di questo sistema, per cui uno dei mezzi espressivi più innovativi, che miscela finzione, adesso messa in scena, e in realtà, come gli ultimi approdi del cinema documentario, da una parte realizzativamente è estremamente vivace, dall'altra è assolutamente invisibile, perché non ci sono degli spazi poi per rendere questa vivacità condivisa, insomma, con gli spettatori. Secondo me, di fronte a questo c'è un vuoto drammatico, che la politica non sa nulla. La politica è molto pigra, molto. Quelli che conosco io, sì, anche quelli che conosco. Che
Poi c'è stato semplicemente l'inizio di una conversazione che sono convinto continuerà, nella quale in pochi minuti, perché c'è un caso fortuito, diciamo, di un mezzo politico come me, di un altro mezzo giornalista che per la prima volta forse ha impostato un discorso con due persone che sono interamente dentro il sistema della comunicazione. Ora, tutto questo è politica per me, è grande politica, però naturalmente richiede un'altra cultura della comunicazione, che bisogna pigliare da qui e portarla di pari peso dentro il dibattito più alto della politica italiana ed europea. Quindi, diciamo così, che cominciamo questo discorso, che è un discorso di collaborazione, che si svilupperà e ci ritroveremo su questi schermi per continuare a discutere.